Ma noi abbiamo fatto bene per un'ora e un quarto, poi gli ultimi 10-15 minuti dopo il pareggio ci siamo abbassati un po' troppo. Però la squadra dopo la sosta l'ho ritrovata bella tosta, bella decisa, dispiace per il gol preso, una serie di rimpalli. Però ha fatto una buona prestazione, bisogna essere contenti. Ma qui si tratta, qui tutte le volte indicano uno o un altro. Io credo che sia da sottolineare la prova della squadra, compreso Bernardotto, mi piace di più. Quando ti gira male, no? Noi su una punizione laterale che abbiamo liberato Fella dal limite dell'area ha preso la gamba di un avversario. Da noi che Silvestri ha preso testa per l'altra, la palla è schizzata di là. Purtroppo sono episodi, nel calcio ci stanno. Quello che mi è piaciuto è la reazione della squadra, la voglia di non perdere, la voglia di ribaltare il risultato. E poi abbiamo fatto anche delle belle azioni, delle belle situazioni. Dobbiamo guardare avanti, venivamo da una sosta e ora ci aspetta sabato una partita difficile con la Cavese. No, io ho visto, ora poi la vedremo in settimana, da quando è arrivato Campilongo, bisogna vedere il modulo con cui hanno giocato. Però sono rientrati giocatori importanti come Germinale, Russotto e altri che stanno giocando, sono pericolosi, perciò bisogna stare attenti e fare un'altra grande partita. Baraj secondo me è entrato, ancora non sta bene, però bisogna anche fargli sentire la fiducia dell'allenatore, della società. Carriero bene perché è entrato col piglio giusto, è veloce, ci può dare una mano. Baraj lo farà lo stesso quando starà meglio, oggi ha fatto più fatica anche perché poi non l'aiutavano perché lo facevano uscire alto e lui faceva fatica poi a rientrare. È normale, un ragazzo che è 6 mesi che ha giocato pochissimo, poi gli ultimi giorni non si era più allenato a Salerno. E dobbiamo lavorare e piano piano faremo le cose che dobbiamo fare.